capire questo sopruso, è un sopruso questo, che mi fa parlare per quanto concerne la mia attività, datata più di 27 anni, che da lavoro anche un dipendente e che avrei voluto pensare, e con me le mie clienti, mantenuto nella stessa sede fino al raggiungimento dell'agognata pensione, che invece si allontana sempre più mentre si avvicina per me e gli altri abitanti delle case interessate al ponte della Ferriera di Ceranesi, quello cui dovremmo andare incontro. Dentro di me, tuttavia, a spingermi a lasciare il lavoro oggi sabato, che per noi parrucchieri è il giorno più affollato solitamente, a portarmi a Serravalle e poi qui ad Arquata con tutti voi a condividere questa manifestazione colorata e vissuta pienamente da gente di ogni età e giunta da ogni dove, si attesterebbero i cantieri di questa inutile grande opera che dovrebbe funestare le nostre valli, le nostre case, le nostre genti. A portarmi qui, dicevo, è invece la convinzione che nulla sarebbe come prima. La qualità della vita, dell'ambiente in cui viviamo, respiriamo, lavoriamo e sogniamo di lasciare tale ai nostri figli. Lascio ai tecnici ciò che a loro compete, ma anche per chi come me non ha le basi per poter fare dichiarazioni certificate, con la sola legge del buon senso, e per chi sta in alto è questo che non c'è più. Guardo con apprensione allo stato idrogeologico delle nostre valli, che verranno squassate in maniera esponenziale, dei nostri torrenti di cui si vogliono restringere i letti con passaggi di strade, che la memoria d'uomo di recenti alluvioni non dovrebbe neanche far pensare, ai depositi di smarino che verrebbero posti poco sopra le nostre case, dicendoci, secondo le norme di sicurezza vigenti, da ditte che hanno costruito l'ospedale dell'Aquila secondo norme vigenti e che è crollato nel terremoto dell'aprile del 2009. Depositi che potrebbero contenere amianto, che ci viene detto andrà costantemente monitorato, ma ci sorge il dubbio con quanta volontà di essere pignoli nel constatarne l'eventuale presenza. Mi porta qui anche la delusione di donna impegnata socialmente, che vede sottovalutati i valori, i diritti di chi è cittadino, da chi amministra localmente, in funzione di disposizioni che si vogliono dire indiscutibili. In veste di elettrice il mio compito sarà senz'altro arduo a trovare in chi vale la pena credere ancora. Per ultimo, ma non per questo meno importante, mi porta qui la volontà di dire ancora una volta grazie a tutti coloro che solidarmente si muovono per dare una mano ad altri, da una valle all'altra, da una provincia all'altra, in virtù di ciò che ci sembrava sopito nelle coscienze da tempi di lotta lontani, ma che è emerso da tutti noi quando la necessità si è fatta strada. Grazie a tutto il popolo Notav, grazie a chi con un percorso fatto di piccoli passi ha preso coscienza dell'inutilità di devastanti grandi opere che toglierebbero dignità a chi vuol continuare a vivere nel proprio ambiente, nelle proprie valli, nelle proprie case, per la propria gente. Giù le mani dalla nostra terra! Vi lasciamo solo con due ultime cose. La prima è un appuntamento. Voltaggio, domenica 21 ottobre. Visita guidata alle bellezze naturali e agli orrori umani della Vallemme. Tra Voltaggio e Ponte San Filippo. Alla scoperta di fauna, flora, cantieri arrugginiti del foro pilota, del campo base, del TAV Terzo Valico. Cantieri inattivi abbandonati dal lontano 98 che vorrebbero riaprire. Il ritrovo per tutti per andare insieme a quel cantiere è alle ore 14 presso il parcheggio del cimitero di Voltaggio. Portarsi merenda al sacco, alta Vallemme sì, alta velocità no. La seconda cosa invece, visto che le lotte portano anche purtroppo un portato di repressione, ci sono ancora persone arrestate per le manifestazioni in Val di Susa. Domani si svolgeranno due presidi, uno davanti al carcere di Cuneo e uno davanti al carcere di Ferrara. Siete ovviamente tutti invitati, quelli che possono, a partecipare.
E la terza cosa invece, il 10 ottobre al Teatro Albatros, in Val Polcevera, ci sarà lo spettacolo Il racconto del fiume rubato sul caso Acna. Ore 21, Teatro Albatros di Certosa. Grazie a tutti, è stata una bellissima giornata. Un abbraccio a tutte e a tutti.